Allora, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è l'elenco del materiale che ci occorre per realizzare questo nuovo progetto. Allora, innanzitutto ci occorre una scocca delle nostre con i maneggi di bambù già attaccate e come novità per chi ha già provato le altre scocche che avevamo fatto per la primavera, come novità per l'inverno le abbiamo fatte con gli attacchi dei manici di bambù in vera pelle. Si può scegliere il colore dell'attacco e abbinarlo ad esempio al fondo della borsa. Ad esempio noi per questo progetto abbiamo utilizzato un fondo per borsa color cuoio, vedete, e poi nella scocca abbiamo ripreso lo stesso colore per fare l'attacco dei manici, che secondo me è molto molto più elegante ed è un tocco più diciamo più chic rispetto ad avere gli attacchi in feltro. Quindi c'è questa versione, e l'altra novità è anche il formato della scocca, che abbiamo fatto anche una scocca più piccolina, quindi non solo più le due misure grandi, la grande e l'extra large, ma abbiamo inserito anche la misura midi con la possibilità di avere attaccati manici di bambù. Quindi questa è la novità che trovate sul sito. Ricordo che le scocche sono interamente realizzate da noi e anche tutti gli accessori in vera pelle sono prodotti artigianalmente. Quindi vi occorrerà la scocca, il fondo, abbiamo detto, noi abbiamo usato il color cuoio, la misura 28x8 cm. Poi ci occorrerà il cordino spaghetti color ruggine, che useremo per lavorare tutto l'intero corpo borsa, e poi un gomitolo di lana cedro. Noi abbiamo scelto questo colore qui che si abbinava tantissimo al cordino, che ha anche le sfumature di viola, cose che saranno molto di tendenza al color viola per questa stagione invernale, e ci occorre un gomitolo solo per fare il bordo finale della borsa. Quindi questo è tutto l'occorrente. Il cordino lo andiamo a lavorare con un uncinetto 3,5, mentre la lana la lavoreremo con un uncinetto numero 6, quindi ci servono anche questi due uncinetti. Tutto l'elenco del materiale lo trovate sul sito www.merceriamari.it. Quanto? Allora, adesso prendiamo l'uncinetto, andiamo a inserirci in un foro del nostro fondo e andiamo a lavorare due maglie basse per ogni foro. Quindi via con la prima, voilà, ripuntiamo nello stesso foro e lavoriamo la seconda. E così via per tutti i fori, quindi due maglie basse per ogni foro. Procediamo in questo modo per tutto il giro. Una volta realizzati tutti i punti di questo primo giro abbiamo maglia sufficiente per poter iniziare la lavorazione, quindi io non vado a fare altri aumenti perché appunto ho maglie a sufficienza. Allora, il punto che andremo a fare è un punto che crea tutte delle X. Si fa lavorando la maglia bassa ma con una piccola variante, ovvero la maglia bassa generalmente si prende così nel punto e si aggancia il filo in questo modo con l'uncinetto passando da sopra. Invece adesso, questa volta, per permettere questo incrocio, l'uncinetto non aggancia il filo in questo modo ma al contrario, vedete? E dopo si chiude facendo una maglia bassa normale, ma facendo ciò permette un incrocio, quindi non prendiamo il filo così ma lo prendiamo così, quindi con l'uncinetto passiamo sopra il filo e lo agganciamo, ok? E dopo lavoriamo la maglia bassa normale in modo che si crei qui una X. Quindi di nuovo vedete che aggancio il filo passando da sopra e vado a fare poi la mia maglia bassa normale. Vedete qui che si sono già formate tre piccole X, ok? Quindi così entro nel punto, con l'uncinetto passo sopra e aggancio il filo e creo queste piccole X, ok? Quindi mi raccomando, cambia solo esclusivamente come si aggancia il filo. E poi si lavora una maglia bassa, diciamo, normale. Quindi il punto di per sé è molto semplice, bisogna solo capire come questo passaggino, dove con l'uncinetto, vedete che con l'uncinetto scavalco il filo e poi lo aggancio. E vado a lavorare una maglia per ogni punto sottostante.
Ok, vedete che mi si stanno creando queste piccole X. Una volta terminato il primo giro, vedete che questo è il risultato del punto. Non andiamo a chiudere facendo una maglia bassissima, ma andiamo direttamente a inserirci nel primo punto del giro, agganciamo nuovamente il filo e andiamo a fare un'altra maglia bassa. Quindi proseguiamo in questo modo con la lavorazione circolare, per non far vedere lo stacco, la giuntura, diciamo, del giro, e lavoriamo tutto il nostro corpo borsa così. Quindi è una lavorazione veramente semplice, solo un pochettino lunga, ma con un po' di pazienza si riesce a realizzare il nostro corpo borsa, che lo faremo di circa 24 cm di altezza, 22-24 cm di altezza. Ok, quindi procediamo in questo modo. Allora, ho realizzato il mio corpo borsa, guardate, e in totale ho 25 cm di lavorazione, quindi questo è il risultato del mio corpo borsa. Adesso andiamo a prendere il gomitolo di lana, un uncinetto numero 6 con cui andremo a lavorare il bordo, e andiamo a fare la nostra guarnizione del nostro bordo della borsa. Allora, come prima cosa dobbiamo avviare una serie con la lana di catenelle. Io ne ho avviate 81 e dovete calcolare che faccia il giro, vedete, tutto attorno alla vostra borsa in questo modo. Inoltre, per il punto che andremo a fare, vi occorre un numero di maglie pari a multipli di 10 più 1, per questo ho fatto 81, ok? Quindi se dovete fare più grande o più piccolo, sappiate regolarvi che per questo punto vi occorrono multipli di 10 più una catenella. Detto ciò, partiamo subito a vedere come si lavora il bordo. Quindi avviamo le 81 catenelle o il numero che serve a voi se state facendo la borsa di altre dimensioni, e dopodiché partiamo subito. Quindi andiamo a fare una maglia bassa nel primo punto e una maglia bassa nel secondo punto, in questo modo. Dopodiché saltiamo 3 punti, 1, 2, 3, andiamo a puntare nella quarta catenella e andiamo a lavorare nella quarta catenella 3 maglie alte. Una, due e tre, una catenella, e nello stesso punto altre 3 maglie alte, sempre nello stesso identico punto. Quindi una, due, vedete che punto sempre nello stesso punto, e ancora un'altra maglia alta. Voilà, saltiamo di nuovo 3 catenelle di base, 1, 2 e 3, puntiamo nella quarta e facciamo una maglia bassa. A seguire una catenella, saltiamo un punto di base, andiamo in quello dopo e facciamo di nuovo una maglia bassa. Quindi questa è la sequenza che dovremo ripetere per tutto il giro. Adesso andiamo di nuovo a fare l'archetto, quindi saltiamo 3 maglie, 1, 2, 3, puntiamo nella quarta e andiamo a fare 3 maglie alte. Nello stesso punto, vedete che punto sempre nello stesso punto, quindi 3 maglie alte. A seguire una catenella e puntiamo sempre nello stesso punto e facciamo altre 3 maglie alte. Quindi l'archetto è formato da 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte prese tutte nello stesso punto. Dopodiché saltiamo 3 punti di base, 1, 2, 3, puntiamo nel quarto, maglia bassa, una catenella a cui corrisponde un punto di base saltato, andiamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa. E poi ripetiamo lo schema, quindi saltiamo 3 punti, 1, 2, 3, puntiamo nel quarto e andiamo a fare l'archetto che abbiamo visto, che è formato da 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte prese nello stesso punto. Di nuovo saltiamo 3 maglie di base, puntiamo nella quarta e facciamo una catenella, facciamo una maglia bassa, scusate, facciamo una catenella e saltiamo un punto, andiamo nel successivo e facciamo una maglia bassa, e così via. Ripetiamo la sequenza per formare questi archetti per tutte le catenelle.
come finale del giro, dopo aver fatto l'ultimo modulo qui del nostro motivo, andiamo a fare due maglie basse e nelle ultime due catenelle e concludiamo il giro, ok? In questo modo. Quindi adesso proviamo sulla nostra borsa. E voilà, abbiamo realizzato il primo giro del nostro bordo, arriva e siamo a posto. Allora, iniziamo facendo 2 catenelle, voltiamo il lavoro, puntiamo nello stesso punto di inizio e facciamo una mezza maglia alta, in questo modo. Dopodiché facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo a puntare nella catenella centrale dell'archetto e facciamo una maglia bassa. A seguire di nuovo 3 catenelle. Andiamo a puntare sulla catenella centrale dove avevamo maglia bassa, catenella, maglia bassa, quindi puntiamo dove c'era la catenella e andiamo a fare una mezza maglia alta nella catenella, una catenella e di nuovo un'altra mezza maglia alta, sempre nello stesso punto, e formiamo una specie di piccola V. E poi ripetiamo lo schema, quindi 3 catenelle e una maglia bassa sulla catenella centrale del modulo sottostante, a seguire di nuovo 3 catenelle e poi ripetiamo il motivo a V. Quindi puntiamo qui in mezzo, vedete dove avevo la catenella, facciamo mezza maglia alta, catenella e mezza maglia alta. Procediamo in questo modo per tutto il giro. Allora, una volta arrivati qui al termine del giro, facciamo 2 mezze maglie alte nell'ultimo punto, ok? Così abbiamo concluso il giro. Adesso dobbiamo riprendere a fare gli archetti che andranno scambiati, ovvero andranno dove prima non c'erano, ok? Vedete che qui abbiamo l'archetto, nel prossimo giro l'archetto andrà qui, qui e così via, perché il motivo è scambiato. Per far ciò facciamo 3 catenelle e voltiamo il lavoro. E andiamo a fare altre 3 maglie alte, tutte qui nel primo punto del giro, 3 maglie alte. Adesso andiamo a fare una maglia bassa subito a fianco alla maglia bassa qui centrale che abbiamo fatto nel giro precedente. Poi faremo una catenella e di nuovo una maglia bassa dopo la maglia bassa del giro precedente, in questo modo. Dopodiché andiamo a puntare nel centro della V del giro precedente e ripetiamo il modulo che abbiamo già imparato, quindi 3 maglie alte. Una catenella e di nuovo 3 maglie alte. Tutto nello stesso punto e vedete che abbiamo fatto l'archetto che è venuto in questo caso scambiato. Adesso ripetiamo di nuovo maglia bassa, catenella e maglia bassa, quindi la catenella è in corrispondenza alla maglia bassa centrale del giro precedente e le due maglie basse sono invece ai lati, ok? Dopodiché andiamo di nuovo qui nel centro della V e facciamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Adesso faremo di nuovo maglia alta, catenelle, maglia alte, poi un altro archetto e così via. Terminato questo giro, dovremo di nuovo fare il giro che abbiamo fatto prima. Quindi
dovremmo fare 3 catenelle, una maglia bassa nel centrale dell'archetto, 3 catenelle e poi la nostra V formata da mezza alta catenelle e mezza alta nel mezzo, ok? Lo stesso giro, praticamente ripetiamo il secondo giro. Dopodiché nel giro dopo ancora andremo a ripetere il primo giro, quello che abbiamo fatto come primo giro, quindi e dopodiché dovremmo aver all'incirca raggiunto l'altezza del bordo desiderato, se no potete proseguire realizzando ancora il secondo giro e poi quello che è il terzo andate a ripeterli. Comunque in ogni caso, terminato questo, ripetete il secondo giro e poi ripetete il primo giro, ok? E abbiamo terminato il nostro bordo di archetti. Allora, guardate, ho realizzato la striscia, in totale ho fatto poi 4 giri di archetti e 7 giri in tutto, ok? Tra gli archetti e il giro di intermezzo, quindi questo è il risultato finale. Ho ottenuto questa striscia abbastanza alta che è applicata sulla borsa, dà questo risultato. Allora, adesso prendiamo la nostra striscia, la andiamo a unire perché dobbiamo chiuderla, quindi avviciniamo le due parti in questo modo, quindi prendiamo la nostra bellissima striscia e andiamo a unirla a maglia bassa, quindi entriamo in un punto, poi entriamo dall'altro lato in corrispondenza e chiudiamo facendo una maglia bassa. Stessa cosa per gli altri punti. Quindi vedete che prendo da una parte e dall'altra e poi faccio un punto basso. Quindi chiudiamo in questo modo. Una volta chiusa la striscia sono andata a inserirla qui nella mia borsa e la parte con la cucitura l'ho lasciata nella metà dietro, come potete vedere. Adesso vediamo come unire le due parti. Allora, io pensavo di unirle sempre con la lana. Partiamo dalla metà qui dietro, vado a inserirmi in un punto qui lavorato con la lana e nel punto corrispondente lavorato con la borsa. Mi aggancio con il filo di lana e vado a fare una maglia bassissima, una maglia bassa, scusatemi. Poi entro nella maglia dopo, sempre nella maglia della borsa corrispondente e faccio una maglia bassa. In questo modo andiamo a unire le due parti e gli facciamo anche un bordino di rifinitura che secondo me male proprio non sta. Quindi vedete che prendo un punto lavorato del bordo e il punto della borsa e chiudo facendo una maglia bassa in questo modo. Quindi procediamo in questo modo, guardate che bello che viene rifinito. Procediamo così. Quindi una volta che avete attaccato anche il bordo alla borsa, andiamo a prendere la nostra scocca, la inseriamo all'interno e ci permetterà di avere già l'attaccatura dei manici predisposta in modo che non dobbiamo più andarli a attaccare noi alla borsa e inoltre ci conferisce sostegno. Vedete che la borsa sta subito più in forma ed è completamente un'altra cosa. Il cordino già di suo ha una buonissima rigidità e stabilità, ma secondo me le borse con dentro queste scocche sono tutto un'altra cosa, un altro risultato, un altro livello, diciamo, che non lasciate senza. E secondo me la scocca è ancora molto più comoda della rete, perché come potete vedere in un semplice passaggio la inserite e non dovete stare lì a misurare, tagliare, cucirla tutta, fermare tutti i quadratini eccetera. È decisamente più comoda e adesso vi faccio vedere appunto come andare a fermare la scocca e cucirla all'interno passando nei fori di cucitura predisposti. Si può attaccare, so che qualcuno lo fa, con l'uncinetto oppure con un ago tira fettuccia. Io adesso userò l'ago tira fettuccia, ma se volete attaccarla appunto bassissimo con l'uncinetto potete anche farlo. Allora, andiamo quindi, abbiamo detto, a prendere un ago tira fettuccia al quale ho inserito all'interno un filo di lana, non di cordino, perché passeremo qua nel bordo e poi avevo paura che si vedesse, quindi vado a cucire con la lana.
Mi inserisco in un foro qualsiasi della borsa dove desiderate. Esco fuori all'interno, all'esterno in questo modo. Ho fatto un piccolo nodo al fondo, ovviamente, e mi fisso. E poi passo ed esco e risbuco nel foro a fianco. Passo magari ancora una volta nel primo foro per sicurezza. Ah, questa fate attenzione perché è una lana fiammata, quindi non tirate troppo, altrimenti spezzate la fibra, della lana. Si può usare anche tranquillamente a cucire, poi è resistente, ma se tirate troppo si spezza. Voilà, vedete che passo sempre così, poi esco nel foro da dietro e vado a fare il punto di cucitura. Se volete posso anche tornare indietro in modo da riempire tutti i fori come preferite. Vedete che qui sono tornata indietro e ho i tre punti allineati, altrimenti potete anche fare un punto sì, un punto no, come desiderate, ecco. Entro nel foro ed esco sul davanti. E in questo modo vado a cucire e a fissare la scocca. Dopodiché, se volete, potete foderare ancora il tutto in modo da nascondere la scocca di rinforzo e coprirla con la fodera. Qualcuno so che lascia anche la scocca a vista. Questo va un po' a gusto personale, non è che c'è un giusto o uno sbagliato. Vedete voi, in base alle vostre esigenze, quello che preferite fare, ecco. Quindi vedete semplicemente che con una cucitura nei fori predisposti, una cucitura perimetrale, avete attaccato la borsa e terminato il lavoro. Avete già i manici attaccati, avete il supporto che ve la tiene rigida e tutto quanto. Quindi finiamo la cucitura e dopodiché abbiamo decisamente terminato questo progetto.